Lenti fumatori, buongiorno da Moreno. Eccoci per la seconda parte in cui vi dirò le mie conclusioni su questo Ashton Consummate Gentleman. Vi metto qui sotto, intanto voi iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, vi metto qui sotto la prima parte di questo video in cui aprivamo questa latta all'aria aperta in un campo vista lago con il fantastico campanile di Ossuccio sullo sfondo. Beh, vi dicevo allora che il tempo era ancora mite nonostante fossimo alla metà inoltrata di ottobre. Ora siamo entrati in novembre in maniera decisa e il tempo è molto ma molto meno mite. Si è fatto il classico inverno lombardo. Quindi sono rintanato nella mia casetta a tirarvi le conclusioni su questo tabacco che ho fumato molto molto piacevolmente per circa un mese, 20-25 giorni. Quindi l'ho fumato con calma, ho preso i miei appunti, me lo sono gustato per bene e ora vi dico un po' cosa ne penso. Allora, innanzitutto non sono rimasto deluso dall'obiettivo, dalla missione, dall'idea che mi ero fatto di questo tabacco. Infatti cercavo una English mixture non con molto la tachia, che potesse assomigliare un po' allo Squadron Leader di Samuel Gewitt, che è una miscela inglese con Virginia orientali e Latakia, ma quest'ultimo in dosi non eccessive. Si sentono bene i Virginia, insomma lo Squadron Leader è una miscela che adoro, che fumo da tantissimo tempo e che ricompro sempre appunto per questa sua morbidezza. Non ha un Latakia prevaricante e che va a saturare troppo il palato. Poi mi piacciono anche quel tipo di miscele lì, però trovo che queste non carichissime di Latakia mi offrano una fumata più disimpegnata anche durante il giorno. Insomma, mi trovo a fumarle più spesso rispetto alle miscele più cariche di Latakia, che comunque fumo. Comunque, sulla carta, questo Consummate Gentleman, leggendo un po' le recensioni qua e là, dicevano anche di questo che è una English così, con poco Latakia. Ed è vero, confermo, non è assolutamente una miscela basata sulla Latakia. La Latakia c'è, dà quel tocco di affumicatura, la rende una miscela di gusto inglese, quindi con la Latakia, ma non è assolutamente un Latakia, anche in questo caso, prevaricante. E il resto delle componenti sono Virginia, Maryland e Burley. Quindi un po' anomala, c'è qualcosa di Brebbia che ha del Burley al posto degli orientali, adesso non mi ricordo, forse il Serenata, ho fatto un video anche del Serenata. E comunque sia, è una miscela buona, ha qualche difettuccio che andrò ad elencarvi, che poi non sono difetti, quelli che per me possono essere difetti, per altri possono essere dei pregi. Infatti per molti spesso sento dire no, ha poco Latakia, non mi piace. Per me il fatto che non abbia molto Latakia, come vi ho detto finora, non è assolutamente un difetto. Poi se voglio qualcosa con più Latakia vado a prendermela nel mio Bormioli e me lo fumo, ecco. I Virginia sono dolci, hanno una punta di dolcezza molto accesa, si fermano lì, nel senso che sono buoni, saporiti. Il mood generale di questo tabacco non va a perdere, non diventa amaro, va forse in alcune pipe, se troppo grandi, a indebolirsi un po' verso la fine della fumata, cioè se superiamo l'ora di fumata tende un pochettino forse a perdere di sapore in un fornello quindi troppo grande, però non è una di quelle miscele che arrivati a metà non si sente più niente, ecco. Quindi da questo punto di vista promossa. Dicevo che i Virginia sono molto saporiti ma poco sfaccettati, si fermano lì. Il Burley io sinceramente non l'ho sentito connotare molto questa miscela, non ho sentito il tipico gusto cioccolatoso, noccioloso del Burley. Il Maryland, vai a capire, io l'ho identificato un po' con questa
ho sentito del buon legnoso che va ad unirsi a quella lieve affumicatura dell'Latakia, ma anche lì il Merine non sono così abituato a fumarlo, ma come al solito non si tratta di riconoscere qui dentro i tabacchi, ma di capire se l'insieme dei tabacchi che ci sono qui dentro ci gusta o no. Mi è gustato decisamente, è la English che mi aspettavo da tutto giorno, da fumare mattina, pomeriggio, sera, soprattutto nei mesi autunno-invernali, e mi è mancata un pochettino di morbidezza, nel senso che, vabbè, mi viene forse il paragone un po' non troppo giusto con il Westminster di GLP, che per me è un esempio di miscela inglese bilanciata, profonda ma morbida, saporita ma morbida, vellutata. Ecco, qui è un po' troppo accesi i sapori, un po' troppo, non rudi, non mi viene la parola esatta. Il sapore è gradevole dall'inizio alla fine, ma non ti dà quella morbidezza, quel piacere di fumarla in maniera morbida, ecco, un po' irruenta, ecco. Però diciamo che è sicuramente una miscela che secondo me è da provare. Sì, il paragone con col Westminster è un po' ingrato, ecco, nei confronti di questo Ashton. Forse è più paragonabile come quantitativo di Latakia magari al Brebbia 70° anniversario, ma quello lì è più spostato sugli orientali, questo di orientali non ne ha. Ma sapete che forse è proprio il Serenata di Brebbia a fargli un po' da rivale e ad avere le similitudini più spiccate con questo tabacco. Anche il Serenata di Brebbia, infatti, ricordo che mi piacque, ma aveva dei limiti. Ecco, forse la mancanza di orientali tendono a renderlo più diretto, meno sfaccettato. Comunque, non posso certo dire che non mi sia piaciuto, non ha difetti di sapore, non ha amarezze, non ha mancanze di sapore. Gli manca probabilmente quella profondità, quella complessità e soprattutto quella morbidezza di cui vi dicevo. Adesso ho recuperato qualche settimana fa un altro Ashton, non ce l'ho qui, me lo sono dimenticato, ma vi metto le foto, altri due Ashton. Uno è l'Artisan Blend e l'altro è un Virginia, vi metto le foto qui da qualche parte. Proveremo sicuramente anche quelli. Se l'avete provato, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Il mio voto è un 6,5, tendente al 7. Allora, il costo, se non ricordo male, è meno di 20 franchi, forse 16 o 18 franchi, che si traducono in 15-16 euro. Diciamo che avere in Italia una miscela così a 15-16 euro sarebbe graditissima, ecco. Però a un prezzo maggiore, ecco, no, perché allora se devo stare sui 22 franchi, 20 franchi, vado a cercare altri tabacchi che ho recensito, come il già citato Westminster, insomma una miscela inglese più morbida, più classica, ma anche il citato Squadron Leader. Ecco, se voglio cercare una miscela con poco Latakia e dove i Virginia vengano fuori bene, che anche qui vengono fuori bene, ma lo Squadron Leader è molto ma molto più unito, molto più cremoso, vellutato, molto più bilanciato, ecco. Va bene, null'altro, vi lascio con una coda musicale solo per chi la vuole vedere e ascoltare. Oggi sono i Gov Mule,
band che ho ascoltato tantissimo, ho praticamente quasi tutta la discografia. Questo è un concerto dal vivo con ospitate, anche fiati che sentite forse qua dietro, e insomma è un doppio CD dal vivo più anche un DVD video. Si chiama The Deepest End. Vi lascio con una canzone che, se non sbaglio, dovrebbe essere, non lo so, vi scrivo il titolo qua sotto. Ciao, a presto e al prossimo video da Moreno.